Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, come leggete dal video, ho vinto e ovviamente l'ho scoperto sull'applicazione. Questa volta non ho resistito, ho grattato sotto e giustamente ho vinto uno di questi tre biglietti che non vi dico quale, non vi dico quanto. Per cui andate a vedere il video, anzi guardatelo fino in fondo. Ho preso questi tre, 20 per nuovo e 10 per nuovo. Sono tre grattevinci. Adesso vediamo quale grattevinci è vincente e quanto ho vinto. Per cui andiamo e vi faccio vedere. Buona visione! Iniziamo a grattare il 10 per e vediamo. Allora, numeri vincenti. Undici. Quarantadue. Trentaquattro. 16. Allora, vediamo. 43. Abbiamo il 42. 30. Niente. 33. Niente. 25. No. 45, 18, 28, 36, 39. E per finire 13. Ok, allora ovviamente qua ci sono i numeri alti, per cui direi che se non numeri alti sarà molto difficile vincere questa cifra qua. Comunque per sicurezza io li gratto. Comunque questo è perdente. Controllate anche voi, ma direi che è perdente. Andiamo avanti con questo. Vediamo. Numeri vincenti sono 31, 19, 20 e 33. Vediamo se troviamo qualcosa. 17, non c'è. Abbiamo il 19. 40, non c'è. 37, c'è il 33. 24, niente. Qui abbiamo un 36, beh 10 euro non sarebbero male, 35 non c'è, 43 non c'è, 14 niente. Qua 28, abbiamo il 20 e per finire 27, che ovviamente non c'è. Direi che questo biglietto è perdente, però secondo me potevo vincere qualcosa perché c'è sono 10 euro, ci sono 2 euro, anche 30. Direi che la cifra era buona, però vabbè, niente, anche questo biglietto
è andata male perché giustamente abbiamo perso. Proviamo a vedere l'ultimo biglietto, che è questo, che è la prima volta che lo compro perché è da 5 euro, invece gli altri due erano da 2. Allora, numeri vincenti sono 18, 35, 38 e 31. Il bonus 10 lo guardiamo dopo. Proviamo a vedere. Allora, qui abbiamo un 30 che non c'è. Abbiamo qua il 31. Poi 31. C'è il 31 qui. C'è il 31. Ovviamente lo guardiamo dopo quanto abbiamo vinto. Andiamo avanti perché sennò non è giusto. 15, niente. 45, niente. Sono curiosa di sapere quanto abbiamo vinto. 32, c'è il 31 che abbiamo già preso. Poi 44, devo cercare di non grattare sopra il numero, non c'è il 44. Questo è un 18 che non c'è. Ah no. Cavolo, c'è anche il 18, non l'avevo visto. No, abbiamo due numeri. Cioè, proprio abbiamo trovato due numeri. Ovviamente vedremo poi che cosa ci sarà. 13 non c'è. 41 non c'è. 19 c'è il 18 che l'abbiamo trovato. 42 niente, 37, c'è il 38, vediamo se troviamo un altro numero, 24 niente, 34 abbiamo il 35, cavolo, e poi per finire il 17. Ok, allora. Abbiamo due numeri, però abbiamo anche il bonus, per cui grattiamo il bonus, che il bonus è 25. Vediamo, vediamo, dai. Cavolo, c'è il 24. Vabbè, vabbè, dai, però dai, abbiamo vinto qualcosina perché sono due numeri. Volete sapere? Dai, che lo sappiamo. Siamo allora, il 31, grattiamo. Giusto? Sì. Il 31 sono 5 euro. Beh, dai, ho recuperato i 5 euro del grattavinci. Adesso vediamo il 18. Vediamo. Altri 5 euro, per cui 10, cioè è la prima volta che vinco 10 euro, o forse le altre volte avevo vinto di più, non me lo ricordo. Comunque ho recuperato i soldi, meno male, così posso prendere di nuovo altri grattevinci. Vuol dire che è stato buono, dai, cavolo, 10 euro non è male. Ok, allora, questi due sono perdenti e ovviamente questo è vincente. Allora, io sono felice, ma non perché ho vinto chissà quanto, ma perché facendo questi video ovviamente devi mettere te i soldi, per cui se tu prendi un grattevinci e vinci anche più di 1 euro o vinci qualcosa, recuperi i soldi e recuperi altri grattevinci senza che tu ovviamente tiri fuori altri soldi.
Ovviamente 10 euro sono tanti, io non è che vado a spendere 10 euro per altri gratta e vinci. Come sapete, io non più di 5 euro li prendo. Per cui, dato che ho vinto 10 euro, vado a spendere altri 5 euro per prendere altri nuovi gratta e vinci e fare un altro video insieme a voi, perché mi diverte fare questi video. Vedo che piacciono questi video perché le visualizzazioni sono sempre alte. E voi mi dite come mai hai messo 10.000 euro sul titolo? L'ho messo apposta perché voglio vedere con diciamo facendo una scritta falsa, un titolo falso, in poche parole, voglio vedere quante persone guardano questo video. Allora, non sono falsa perché chi mi conosce, chi mi segue da tanti anni e chi mi segue veramente sul mio canale sa come sono fatta io e sa che non sono falsa, per cui io non metto i titoli clickbait. Per cui questa volta volevo provare a inventare un titolo acchiappa visualizzazioni per vedere quante persone ci credono e se leggono il titolo oppure interessa il video senza leggere il titolo che dice: "Oh, che cavolo, questo ha vinto 10.000 euro, andiamo a vedere, andiamo a vedere." No, ho vinto 10 euro. Ma l'ho fatto apposta per vedere, appunto, è la mia prima volta che faccio questi titoli e appunto volevo fare questo titolo falso, che però non è proprio falso, perché alla fine sì, ho vinto, ma 10 euro, non 10.000 euro. E niente, volevo, diciamo, dirvi questa cosa qua per vedere quanti falsi, almeno false persone, sono quelle che non seguono me. Quasi tutti i video che faccio non seguono il mio canale perché non mi conoscono e giustamente tutti quando faccio sempre questi video ricevo sempre commenti negativi, brutti. Lo dico sempre, ma io andrò avanti sempre a fare questi video perché se no la gente non li guarda, se non piacciono, perché allora cioè, ho così tante visualizzazioni. E questa volta voglio, diciamo, imbrogliare le persone che non mi seguono veramente sul mio canale, che non sono iscritti al mio canale, e voglio capire dove possono arrivare le persone a guardare i video che acchiappano i titoli falsi come fanno le altre persone, come YouTuber, quelle che fanno i video, eccetera. Io è il primo titolo acchiappa visualizzazioni per vedere se veramente devo essere falsa a scrivere un titolo che non è vero o posso scrivere un titolo giusto, ma che le persone guardano lo stesso anche, cioè, oltre al titolo che vanno a scrivere le persone, quelle vere, cioè proprio vere, e niente. Volevo appunto fare questo discorso e vedere adesso, vedremo quante visualizzazioni otterrò con questo falso titolo, ma la vincita è vera. Per cui niente, io andrò a prendere questi 10 euro, farò l'altra parte del video e sceglierò quale gratta e vinci. Ovviamente sperando che sia un'altra cifra più alta. E niente, se volete conoscermi come si deve, e non ovviamente così, solo in questo video, io vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Vi aspetto tutti sul mio canale perché ci saranno altri nuovi video belli, non solo i gratta e vinci. E se volete, seguitemi su Instagram. Detto questo, grazie per chi ha visto tutto il video e per chi l'ha visto tutto, scrivetemelo qua sotto nei commenti la parola, facciamo parola così almeno
vediamo se siete attenti e avete visto fino in fondo questo video, la parola ti adoro. Allora, ti adoro in senso che mi piace come fai video, mi piace diciamo i video che fai e questi video. Per cui la parola che mi viene in mente, che voi dovete scrivere sotto in questo video per farmi capire che l'avete visto tutto, scrivete ti adoro, così almeno so quante persone l'hanno visto tutto. Vi ricordo che i commenti verranno selezionati piano piano, uno a uno, quando voi mi scrivete i commenti, perché ogni video che faccio dei Gratti Vinci, i commenti verranno revisionati da me. Per cui, anche se voi mi scrivete una cosa cattiva e l'hai fatto apposta per chiappare la visualizzazione, bla bla bla, che ho già spiegato, ovviamente verranno cancellati i commenti cattivi, i commenti brutti, offensivi, eccetera. Andranno su solo i commenti che devono andare su sotto il mio video. Per cui, anche se mi scrivete commenti brutti, state certi che andranno tutti revisionati da me e andranno solo quelli proprio come si devono di commenti. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente è il primo video, è l'ultimo video che farò di titolo falso. E detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Spero che vi siete divertiti anche voi con me. Ciao e al prossimo video!